Da che parte sta Kechikun? Non dalla nostra. Chi è che arriva oggi? Ah, appunto. Ora sì che è estate. Mi basta fare due passi per cominciare a sudare, come tutti, Akechi. Non pensavo che Majed avrebbe puntato a Ladri Fantasma. Sta accadendo di tutto quest'anno. Killer Jego Star, la loro influenza non conosce limiti. L'avevo sottovalutata, a dire il vero. Chissà il pubblico cosa pensa di questa faccenda. Saranno divertiti, o forse infastiditi. Secondo me si divertono. Divertiti, eh? Un lusso riservato a chi non è coinvolto. Lo fanno in buona fede, lo so. Dunque è questo ciò che pensa il pubblico. Oh, non ho tempo per fare conversazione. Le interviste hanno minato la mia frequenza scolastica. Grazie per la tua opinione, ci vediamo. Chissà come va Akechi a scuola. Vabbè, sicuramente sarà bravo, però chissà in che modo. Non si è più saputo nulla dello scontro tra Lady Fantasma e Majed. Chi avrà la meglio? In entrambi i casi si tratta di criminali che cercano di spacciarsi per eroi. Se vuoi la mia opinione, Majed crea molti più problemi. Attacca tutte le società che prende di mira. Capisco. Beh, spero solo che la situazione si sblocchi presto. Ma dimmi, secondo te chi vincerà? I Ladri Fantasma, ovviamente. Ehi, il tuo telefono stava vibrando poco fa. Sì, anche nella vita reale. Vediamo chi è. Ho ricevuto molti messaggi da un account sconosciuto. Piacere di conoscerti. Io sono la persona che si chiama Alibaba. Volevo chiederti una cosa. Tu sei un ladro fantasma, vero? Potete davvero risvegliare i cuori? Chi è? Come fa a sapere che sei un ladro fantasma? Uno dei nostri compagni ti sta facendo uno scherzo. C'è un cuore che vorrei che risvegliaste, ma non sto chiedendo un favore, troviamo un accordo. Voi volete sapere di Majed, è corretto? Io posso darvi informazioni su di loro, se il risveglio del cuore avrà successo. Se lo desiderate, posso anche occuparmi io di loro. Avete fiducia nelle mie capacità? Posso rintracciare il loro account, proprio come ho fatto con i vostri. Ma al momento questo è tutto ciò che posso dimostrare. Da parte mia ho preparato lo strumento necessario. Aspettate e vedrete. Non dovresti rispondere. Come dovrei rispondere? Chi parla? Non riesco a inviargli una risposta. Quando ci provo compare un messaggio di errore. Non riesci a rispondere. Non so di cosa si tratti, ma forse dovremmo dirlo agli altri. E quindi mi hanno rintracciato. Majed, che cosa succede a questo paese? Sarebbe uno spasso se la borsista cascasse dal podio. È finita per gli altri fantasma. Ah, che rare, non so di cosa parli, ma sembra spaventoso. Credo che stessero diventando un po' presuntuosi. Hanno avuto quello che si meritavano. La gente è un po' stronza, eh? E quindi, ecco a voi. Ha parlato del risveglio del cuore, quindi sembra sapere o no? Così pare. Come ci ha scoperti? Potrebbe aver intercettato i nostri messaggi. Siamo stati incauti. Ma come può aver scoperto tutti i dettagli partendo solo da questo? Pensi che il motivo sia un altro. Già, non so bene il perché, ma ho questa sensazione. Ehi, è così facile sbirciare nella chat degli altri? Io non ne so molto, ma probabilmente non è una cosa impossibile, no? E come hanno fatto? Magari hanno estratto i dati dalle nostre cellulari. Perché Phoenix riceve un messaggio di errore quando cerca di rispondere? Forse il destinatario non esiste. È davvero possibile? Non chiedete tutto a me, ve l'ho già detto, non ne so molto. Un momento, è questo ciò che si intende quando si parla di hacking? Allora significa che questo tizio è un hacker! Non capisco nulla di queste robe tecnologiche, cosa significa? Siamo stati contattati da un hacker misterioso. Ah, beh, non capisco comunque. Allora Majed, è questa persona? Ne dubito, visto che dice di volersene occupare. Ammesso che si dica il vero. Già. Ehi, non sarebbe grandioso se questo tizio fosse dalla nostra parte? Ma non abbiamo alcuna informazione sulla sua identità, non possiamo fidarci di lui. Però trovo che non sia un pessimo accordo. Anche se dovessimo scoprire che Alibaba è un criminale, io non ho intenzione di aiutare certa gente. Oh, giusto, sarebbe un problema. E quando diceva di aver preparato lo strumento necessario, mi sembra che non abbia alcun senso.
E se fosse soltanto uno scherzo? Se sa troppe cose perché si tratti di uno scherzo. Sa chi siamo? E se dovessero scoprirci? Non accadrà. Se avesse voluto denunciarci, credo che l'avrebbe già fatto. Non deve avere un obiettivo ben preciso. Dopotutto ci ha proposto un accordo. Sono certo che ci contatterà di nuovo. Però non sappiamo quando lo farà. Ci conviene restare insieme. Così se dovesse succedere qualcosa dovremmo agire all'istante. Già. Allora ci serve un posto dove nasconderci e restare in attesa. Che ne dite del LeBlanc? Certo, come no, tanto. So giro va bene tutto, dai. Salite su, dai, va bene. Ciao, capo. Ehi, tutto a posto? Oh, che comitiva numerosa. Buonasera. Stavamo pensando di venire qui a organizzarci per l'estate. Oh, vedo un volto nuovo o sbaglio? Piacere di conoscerla. Mi chiamo Makoto Nijima. Spero che non le siamo di disturbo. È la nostra presidente del consiglio studentesco. Nijima? Qualcosa non va. No, niente. Presidente del consiglio studentesco, sono colpito. Spero che lui non ti stia dando problemi. Sono Sojiro Sakura, ma tutti mi chiamano semplicemente capo. A ogni modo, questa è per te. Oh, la lettera di Smash Bros. Beh, ragazzi, ora questo vecchietto se ne va, vi lascia in pace. Ma no, dai, non sei vecchio. Il locale è tutto vostro. Sojiro, hai dimenticato lì una lettera. Abbiamo notizie dell'ultima ora su Medjed. Sembra un sempre più popolare dopo le recenti dichiarazioni. Qualche minuto fa hanno pubblicato un messaggio sul loro sito web. In questo comunicato annunciano la loro vittoria su Ladri Fantasma. Medjed inoltre intima a tutti gli estimatori dei Ladri Fantasma di astenersi dall'incoraggiarli. Vi aggiorneremo in merito a ulteriori azioni di Medjed in caso di si verifichino. Leggiamo un po'. Oh, ma dai, è tutto in inglese! Fammi vedere. I ladri fantasma non ci hanno dato risposta. Questo dimostra che Medjet è dalla parte del giusto. Cittadini del Giappone, aprite gli occhi. Non dovete venerare i ladri fantasma. Eh? Ma che stronzate! Continua ad ascoltare. Castigheremo chiunque continui a venerarli. La punizione sarà la confisca di tutti i loro beni. Noi siamo Medjet, noi siamo invisibili. Noi siamo coloro che eliminano il male. Fine del messaggio. Ma che significa? Significa che daranno la caccia a chiunque simpatizzi per i ladri fantasma. La confisca di tutti i beni, eh? Credo parlino di conti bancari o di dati personali. Nulla di piacevole in entrambi i casi. Perché diavolo se la prendono proprio con noi? Forse tutto quello che vogliono è convincere la gente che i ladri fantasma sono dei furfanti. E che tutto questo non sarebbe mai successo se i ladri fantasma non fossero mai esistiti. È solo un mucchio di stronzate. Siamo stati presi di mira da gente veramente molesta. Non c'è niente che possiamo fare. Di sicuro non possiamo risolvere da soli questa faccenda. Ehi, quella lettera che dice? Speriamo che non porti altri guai. Ah, niente, solo il mio invito per Smash Bros. Di solito non ricevi mai cose del genere. Leggiamo. Oh, bene. Che? Una lettera di sfida. Non c'è nient'altro. E comunque, chi è il mittente? Non ci sono francobolli. Devono averla lasciata direttamente nella buca delle lettere qui fuori. Ah, ma Ryuji c'ha una PS Vita. L'ho appena notato. Che sia opera di Alibaba. Non, se non ricordo male, diceva che avrebbe preparato lo strumento necessario. Non ditemi che stava parlando proprio di questo. Ma che diavolo sta succedendo? Tutto quello che possiamo fare è aspettare gli ordini di Alibaba. Teniamoci pronti e restiamo in attesa, in caso ci fossero novità. Oh, cielo. Pam, pa, pam. Arapa, pam, pam. Piripipi. Sul forum le cose si stanno scaldando parecchio. Ho messo un post speciale apposta. È in giro la sfida finale tra Ladri Fantasma e l'organizzazione Medjed. Le reazioni sono ottime, sono tutti accattiviti. Per ora la maggior parte dei commenti è dalla nostra. Probabilmente grazie a quel successo con Kaneshiro. C'è però da dire che Medjed sono hacker della giustizia. Ma non c'è nulla di giusto in quello che fanno. Vorrei che un giorno l'intero sito fosse pieno di commenti a nostro favore. Non vedo l'ora che quel giorno arrivi.
Non aspetta... Può aspettarsi quel che vuole, ma non abbiamo modo di reagire, Majed. Se non facciamo niente, finiamo nei guai. Già, dobbiamo fare qualcosa. Prima quella lì, Baba, e adesso quella lettera di sfida in bianco. Ma che sta succedendo? Non lo so, ma intendo scoprirlo. Direi che è il momento di allenarci ancora. Ti alleni un po'? Facciamolo, già che ci siamo. Continuiamo i nostri allenamenti a petto nudo. Ok, lavoro. Vuoi prendere qualcosa? Il frullato proteico. Ne hai 93. Prendiamolo. Glucket, glucket, glu. Guarda che fisico, Morgana. Cominciamo l'allenamento. Ale, oppete. Non ho altro da dire. Vai avanti per il tuo ritmo e lavora sodo. Stavolta ce la farò. Stavolta non muoio. Ottimo lavoro, continuiamo così. Pare che tu abbia acquistato della forza. Eh già, 8 punti vita. E che anche il frullato abbia dato i suoi frutti. Un punto vita. Va bene, andiamo a casa. No, scusami, ho sbagliato, andiamo a dormire. E un altro giorno passò. Perché i ladri fantasma non hanno detto nulla? Farsi truffare deve essere terrificante. È spaventoso non sapere cosa ne sarà di noi. Stanno annunciando la loro vittoria. Che significa? Vorrei davvero che la smettessero. Akechi? No, Kasumi. Buongiorno, Star Senpai. Oh, ogni giorno è così caldo. Ho svuotato la mia bottiglia d'acqua così in fretta. Comunque si avvicinano le vacanze estive. Hai già dei programmi, Senpai? Dei programmi, virgola, Senpai. Tu ne hai? Sarò impegnata quasi sempre con la squadra di ginnastica. Nel tempo libero mi allenerò da sola. Ti piacerebbe unirti a me, Star Senpai? Quando sei disponibile, ovviamente. Oh, è arrivato il treno. Bene, allora andiamo. Certo, per tutte e due le cose. Voglio sia allenarmi con te che prendere questo treno. Un'altra interrogazione oggi? Ah no, solo un messaggio. Ehi, il tuo telefono sta vibrando. E che sei, la mia segreteria telefonica? Alibaba ti ha mandato un messaggio. Ah, è solo Ryuji. Niente. Facci sapere subito se cerca di contattarti, d'accordo? Ah, Ryuji, siamo a scuola. Oh, sarà ancora Ryuji? È ancora Ryuji, ma non la smette mai. No, questa volta Alibaba. Buongiorno. Buongiorno anche a te. Ah, oggi hai risposto. Ripeto, io sono Alibaba. Sei il leader dei ladri fantasma, giusto? Giusto. Apprezzo la tua onestà. Presumo che abbiate ricevuto la mia lettera di sfida. Allora proveniva davvero da questo tizio. In questo momento sei a scuola? Sì, sono in classe. Mi sorprendi? Sei uno studente diligente. Ho preparato io la lettera di sfida per voi. Quando avete intenzione di agire? Di cosa parli? Sto parlando di risveglio del cuore, naturalmente. Siete o no in grado di risvegliare un cuore a patto di avere una lettera di sfida? Diglielo! Ci serve il nome del bersaglio. Il nome del bersaglio? Un nome? Il risveglio del cuore è davvero impossibile se non avete questa informazione. È così. Capisco. In effetti le lettere di sfida precedenti includevano i nomi. Un momento. Va bene, te lo dirò. Credo che il nome sia Futaba Sakura. Se fallite, svelerò la vostra identità alla polizia e a tutto il mondo. Molto bene, conto su di voi. Ci sentiremo di nuovo dopo che il risveglio del cuore sarà compiuto. Chi è Futaba Sakura? Non riesco a inviargli il messaggio. Ti ha minacciato e se l'hai squagliata. E Sakura, mi sembra di aver già sentito questo nome. In ogni caso, dobbiamo dirlo agli altri. Già. Dopo la scuola però, perché siamo a lezione. È importante la scuola. Ecco a voi. Se non lo facciamo ci denuncerà. Ma che cazzo? Futaba Sakura. Sakura non è forse... È il cognome del capo. Ha dei parenti? Già, ne ha? Sai che non lo so. Dai, sul serio, sei troppo discreto, non ti pare? Prima di conoscerlo non ti hanno detto niente di lui. Voglio dire, vivi nel suo locale. Beh, la sua situazione rende tutto più complicato. La lettera di sfida è stata consegnata a casa del capo. Sarebbe più naturale presumere che sia tutto collegato. Un buon motivo per pensarlo è che Alibaba non ha precisato di quale Futaba Sakura stesse parlando. Forse è convinto che il nome sia tutto quello che ci serve. Avrebbe senso. Penso sia ragionevole supporre che tutto questo sia opera di una persona molto vicina.
Capisco. Non so come abbia fatto Alibaba a ottenere i dati dello smartphone di Phoenix. Tuttavia, dal momento in cui i suoi ordini ci arrivano via chat, credo che ci stia come provocando. Vuoi dire che potrebbe essere soltanto uno scherzo? Insomma, considerate un attimo le sue richieste. Un ricatto del tipo pagami se non vuoi che riveli la tua identità, potrei anche capirlo. Ma quello che ci sta chiedendo è di rubare il cuore di qualcuno senza spiegarci il perché. Dunque ci sta mettendo alla prova. In ogni caso, penso che dovremmo chiedere di Futaba Sakura al capo. Probabilmente è la cosa migliore. Al momento non possiamo fare altro e il capo potrebbe avere qualche idea su quello che sta succedendo. Per sicurezza darò un'occhiata agli elenchi scolastici. Brava. Dobbiamo assicurarci che il capo non scopra chi siamo. Dovremmo agire con cautela. Già. Ehi, capo, ciao. Eh? Che c'è? Chi è Futaba Sakura? E tu come lo sai? Non ho niente a che vedere con te. Vado a casa, assicurati di chiudere tutto. Pare che abbiamo fatto centro. Piripipi. Oh, mi sono appena ricordata. Phoenix, sei riuscita a chiedere di Futaba Sakura al capo? Ci ho provato. Quindi nessun risultato. Ci sarà una ragione. Alibaba potrebbe essere la nostra unica speranza per sconfiggere Majed. L'ideale sarebbe ottenere dal capo qualche informazione su Futaba. Ma cercare di forzargli la mano probabilmente sortirebbe l'effetto opposto. In tutta onestà, sono profondamente in debito con il capo e Phoenix. Non voglio che questo diventi il motivo di discordia fra di loro. Già, so bene cosa intendi. Forse è meglio aspettare che il capo tocchi l'argomento di sua spontanea volontà. Quando ci chiederà dove cazzo l'hai trovato questo nome? Beh, allora non mi rimane nient'altro da fare che allenarmi. Ti alleni un po'? Facciamolo, già che ci siamo. Ci prendiamo il frullato proteico, togliamoci la maglia e via di allenamento pesante. Cominciamo. E via, e uno, e due, e uno, e due. Guarda qua che fisico che c'ho. Questo esercizio sta diventando troppo facile per te. Forse in casa non puoi fare più di così. Pare che tu abbia acquistato un po' di forza. Per quello che andavo in palestra, Morgana, ci guadagno molto di più. Però dai, abbiamo guadagnato un bel po' di bonus. La cosa buona è che i bonus di palestra e casa rimangono anche nelle run successive. Quindi se facessi un game plus plus, tutti i bonus della vita mi rimangono. Yo! Domani finisce il primo quadrimestre, ma dovremmo ancora sorbirci queste cazzate insulse. Se non ti occuperai di queste cazzate insulse, potrai dire addio alle tue vacanze estive. Ah già, a proposito di questa Futaba Sakura, se è un parente del capo, i vicini di casa potrebbero sapere qualcosa, non trovi? Che intuito sagace, Ryuji. Avresti dovuto farne uso durante gli esami. Non voglio più pensare agli esami per il resto di tutti i miei giorni. Comunque, fare domande in giro per il vicinato potrebbe essere il modo più veloce per capirci qualcosa. Anche se dubito che sarà così semplice, non lo è mai. Già, non è mai semplice, Ryuji. Le vacanze estive inizieranno dopodomani, ma non dimenticate, c'è un'assemblea importante lunedì, faremo l'appello. Ci sono stati parecchi incidenti strani quest'anno, non fate sciocchezze durante la pausa. Capito? Non andate in posti loschi come il quartiere a luci rosse e non andate in spiaggia di notte. Io voglio andarci in spiaggia, ho voglia di un bagnetto rinfrescante. Temo che non ci divertiremo molto durante la pausa estiva. Già, dovremmo scoprire chi è Majed e chi è Alibaba. Qualcuno mi scrive? Ryuji non ha tutti i torti, non abbiamo alcun indizio. Tanto vale provare, non abbiamo da perdere. Andiamo a Yongen e cerchiamo informazioni nel vicinato. Va bene. Cerchiamo indizi. Proviamo a chiedere in giro. Futaba? Futaba. Sì, il nome mi dice qualcosa. L'ho sentito da qualche parte. Ah sì, alle elementari mi ero preso una cotta per un insegnante che si chiamava proprio così. Chiediamo a qualcun altro. Proviamo di qua, vediamo, signora. Sakura-san è single, vero? Non pensavo avesse figli. Chiediamo a qualcun altro. Lei invece sa qualcosa? Posso aiutarti? Conosce Futaba Sakura? Futaba? Ogni tanto vengono dei giovani a curiosare, ma temo di non conoscere quel nome.
Niente da fare neanche qui, eh. Chiediamo ad altre persone. Ma questo è il maniaco che dava fastidio a Yoshizawa. Futaba? No, non so chi sia. Meno male, se no molestavi anche lei, pazzo schifoso. Futaba? Chissà. A proposito, tu mangi molto? Non direi. Se siete solo voi due, siete in due a mangiare. Deve avere una gran fama. Gran fame? Cosa? Vuol dire che non mangi così tanto? Allora sei il capo che mangia molto. Chiediamo a qualcun altro. Questo dialogo non ha avuto molto senso. Lei, signore? Futaba? E chi è? Non mi sembra di conoscere nessuno con quel nome. Ma questa Futaba non si arrabbierà scoprendo che va in giro a chiedere dei suoi affari? Chiediamo a qualcun altro. Qualcun altro? Tipo il tizio delle consegne, vediamo. Futaba? No, non conosco nessuno che si chiama così. Vengo da Sakura-san spesso per fare le consegne, ma non credo di averla mai incontrata. Quindi per ora la strada più probabile da seguire è... Il capo compra molto cibo, molto più di quello che serve a una persona che vive da sola. Controlliamo tutti i negozi che vendono cibo. Ma se entriamo in casa? Beh, tutti i negozi che vendono cibo. Uno ce n'è, questo qui. Questo posto è vicino alle Blank, magari qui scopriremo qualcosa. Entriamo e vediamo. Benvenuto. Futaba? Da Sakura-san? Mi spiace, non so niente. Torni presto. È stato inutile. Non abbiamo scoperto niente su Futaba. Mi sa che possiamo solo andare a casa e chiedere direttamente al capo. Proviamo. Magari ci sbatte fuori casa. Hai rotto i coglioni, vai via. Ha letto quella lettera, vero? Allora è stata lei a dirgli di Futaba. Non avrebbe dovuto farlo. Non ho alcuna intenzione di parlare di Wakaba. Digli di Futaba? Ma di cosa sta parlando? Tornando al nostro discorso, la sua patria potestà dovrebbe essere sospesa. Per caso devo pensare a un simile esito, la soddisfi? Cosa? Vista la situazione di sua figlia e della sua famiglia in generale, non ci sono punti a suo favore. Vuole davvero portare questa faccenda in tribunale? Le nostre chance di vittoria sono al 99,9%. Ci sono sospetti di un abuso. Le sarà impossibile evitare una revoca dell'affidamento. Vuole spingersi a tal punto? Gliel'ho già detto, io non ne so nulla. Sappia che non scherziamo affatto. Fin quando ci sarà la possibilità che la scienza psicognitiva sia correlata ai raptus... E va bene, ha vinto lei. Grazie, ci risentiremo. Che faccino, grazie. Dubito che troverà qualcosa di quello che cerca. Non si preoccupi, starà a noi valutare l'utilità delle informazioni che ci fornirà. La prossima volta che verrò a trovarla sarà solo per una buona tazza di caffè. Ciao ragazzo, ci vedremo più avanti. Miau. Ussa via. Quella donna ha un vero talento per far incazzare la gente. Cos'è quella faccia? Hai qualcosa da dire? Che succede? Non ti riguarda. Futaba è tua figlia. Adesso basta. Cerca di comportarti bene e di andare a scuola, se non vuoi che ti sbatta fuori di casa. Ci siamo intesi? Chiudi il locale. Oh, Sojiro, no. Non mi abbandonare. Beh, questo almeno conferma l'esistenza di Futaba, anche se ha suoi problemi a quanto pare. Per non parlare del fatto che ora Alibaba sembri davvero avere a che fare con il LeBlanc. Oh, e non stavo anche parlando di una roba tipo cognitiva? Chissà cosa nasconde il capo. Però non possiamo più insistere con lui, soprattutto ora che ha minacciato di buttarti fuori. Non sarebbe una situazione molto piacevole, Morgana. Anche perché tu dove andresti? Yo, com'è andata? Hai scoperto qualcosa su Futaba Sakura? Me lo stavo chiedendo anch'io. Al ritrovo, ok? Wow, quindi hai scoperto qualcosa, ottimo lavoro. Sapevo che avremmo potuto contare su di te. Phoenix-kun, grazie. D'accordo, incontriamoci tutti domani. Ah, bella serata, eh? Visto che non posso fare molt'altro, continuiamo ad allenarci. È vero, potrei fare un po' di, come si chiama, di strumentazione, leggere. Non ci serve a nulla in realtà, quindi frullato proteico e spacchiamoci di addominali sulla panca. Guardalo lì, arriveremo a fine gioco come Schwarzenegger con degli addominali d'acciaio, cazzo. Non ho nient'altro da dire, vai avanti al tuo ritmo e lavora sodo.
È bellissimo che su sta cazzo di trave Morgana lì che ci guarda. Come sempre è stata un'ottima sessione. Pare che tu abbia acquistato un po' di forza. Guarda qui che fisito. Posso tirare un cazzotto volante a un'ombra e distruggerla con un pugno. Scusatemi, mi sono fatto lasciar prendere da... dal nostro fisico. E un'altra giornata passò. I miei addominali crebbero e presto inizieranno le vacanze. Una donna minacciava il capo? Sì, parlava di violenza domestica, di portare il caso in tribunale e altre cose del genere. Che succede? Niente, non è niente. Dunque, riassumendo, Futaba è la figlia del capo e lui sta abusando di lei? Non lo conosco molto bene, ma secondo voi è davvero quel tipo di persona? No, non lo è. Impossibile. Mi vuole così bene. Anche a me piacerebbe crederlo, ma non abbiamo alcuna prova definitiva a disposizione, vero? Oh, guarda un po' chi ci scrive. E Alibaba! Vi ho dato una lettera di sfida e vi ho detto il nome del bersaglio. Dovreste essere pronti ad agire. Perché non lo fate? Ho detto che vi aiuterò quando l'avrete risvegliato il cuore. Cosa vi trattiene? Ho anche detto che avrei rivelato alla polizia la vostra identità se non mi avreste aiutato. Questo vi sta bene? Guardate che faccio sul serio. Che persona egoista. Beh, è vero che ha delle informazioni su di noi. Comunque, questa Futaba ha un palazzo. Se è così, ci serviranno le parole chiave per entrare. Prova a chiederle per un messaggio. Dimmi le sue parole chiave. Parole chiave? Di cosa state parlando? State dicendo parole a caso per evitare la questione? Cosa dobbiamo fare? Se potessimo incontrarlo, avremmo l'occasione di scoprire l'identità di Alibaba. Prova a chiedergli se è possibile incontrarlo. Incontriamoci dal vivo. Un incontro? Con me? Sarà difficile. Ho dei motivi che mi rendono impossibile uscire. È per questo che vi sto contattando in questo modo. Non può uscire? Aspetta, ora capisco. Voi risvegliate direttamente il cuore delle persone. Questo potrebbe rendere difficili le cose. Molto difficili. Un momento. Sto pensando. Ok, è un peccato, ma devo annullare l'accordo. Non indagate più su Futaba Sakura. Dimenticatevi di questa storia. Non vi denuncerò alla polizia, non temete. Mi dispiace di avervi fatto perdere tempo. Ora, se volete scusarmi... Aspetta un secondo. Ho detto che l'accordo è annullato. Non ci parleremo mai più. E non aspettatevi di essere contattati ancora da me. Perché? Non riesco a inviargli i messaggi. Ha semplicemente deciso di rinunciare a tutto quanto. Non ha alcun senso. Non solo Alibaba non può essere non può uscire allo scoperto, ma non potremo neanche incontrare Futaba. Beh, non sono più affari nostri ora. Non possiamo più contattarlo. Ma come facciamo con Mejed? Adesso non possiamo più contare sull'aiuto di Alibaba. Magari era solo uno scherzo. Dopo quella grande dichiarazione non ha fatto più niente. Se la saranno fatta sotto. Forse temono che potremmo risvegliare il loro cuore. Intendi dire questo? Esatto, hanno paura di doversi scusare davanti a tutti e fare la figura degli sfigati. Ma... Allora, con Alibaba e Mejed fuori dai giochi possiamo dichiarare chiuso il caso, no? Beh, non hai tutti i torti. Immagino che ora potremmo rilassarci un po'. Una bella estate tranquilla. Ah già, ricordate il tesoro di Kaneshiro? Reggetevi forte, arriva una notizia bomba. Ci abbiamo guadagnato ben 150.000 yen. Ma è fantastico! Con tutti quei soldi possiamo davvero darci la pazza gioia. Makoto, soldi. Sì, è il minimo dopo quello che è successo al festival. Dobbiamo andare a mangiare qualcosa che si addica al debutto mondiale dei Ladri Fantasma. Dove potremmo andare? Oh, che ne dite del sushi? Avrei anche voglia di anguilla. Il metodo migliore è riempirsi di zenzero prima di iniziare. Dopo sono un maestro in questa tecnica. Perché sei povero? Stavolta non dovrai farlo. Sul serio, non farlo, ok? Fai schifo. Madonna, lo sguardo di Ryuji. Lo so che sono povero, per favore, non giudicatemi. Pienamente d'accordo sul sushi. Va bene anche a te, vero? Il sushi andrà benissimo. Allora è deciso. Ok, andremo domani sera. E domani sera è domenica. Yes, I am.
Oh, lo zampirone a forma di maiale. Mi chiedo se tutta questa storia di me e Jed non fosse altro che uno scherzo. Ora che ci rifletto su con calma, è strano che non abbiano ancora fatto niente. Se il loro scopo è di mettere nel mirino i ladri fantasma, dovrebbero agire adesso, vista la nostra fama. Già, se la metti così, anche la cosa fa pensare a me. Soprattutto dopo averci provocati in modo così teatrale. Sì, in ogni caso, sarebbe meglio se preparassimo delle contromisure. Ma per adesso dovremmo goderci con prudenza il sushi, non possiamo fare altro. C'è qualcosa che non va però, qualcosa puzza. Lo penso anch'io, però non riesco a esprimerlo a parole. Yusuke ha ragione. Scusate se ho parlato, proprio nel giorno della nostra festa poi. Stai su Makoto, domani ci riempiremo la pancia di sushi. Spero che una persona in particolare si comporti bene, non faccio nomi. Spero che bene che tu non stia parlando di me. Stavo parlando di Makoto. Tantata. Che facciamo? Usciamo o ti alleni? Che palle queste giornate in cui devo rimanere chiuso in casa, Morgana. Lo sai che sei fastidioso. E allora niente, continuo ad allenarmi io. Vedrai che muscolatura d'acciaio. Avrò degli addominali grossi quanto questo marmo. Prendiamo il frullato come al solito. Ce lo trinchiamo. E ora tra l'altro ne abbiamo consumati un bel po'. Forse posso prendere gli altri che sono rimasti nello scatolone finalmente. E via! Spacchiamo questa casa! Guarda come trema tutto, Morgana! Prima o poi qualcosa succederà! Come sempre, è stata un'ottima sessione! Pare che tu abbia acquistato della forza! 8 punti vita! Continuando così, arriveremo presto al 999! A questo non l'avevo letto questo! A questo punto tanto vale trattarlo come un hobby! Cioè, nel senso, ormai, veramente, sei arrivato a un livello tale che puoi anche fare le flessioni con un dito! Sei diventato troppo forte. Vai, vai, ti sta dicendo Morgana. Oh, finalmente oggi sushi. E mi è venuta voglia anche a me sushi. Sembra piuttosto occupata, sai, San. Immagino che lei si senta sotto il fuoco incrociato. Dico bene? Mettendo al tappeto Kaneshiro, i ladri fantasma si sono presi gioco di noi. E come se non bastasse, me e Jed non si faceva sentire da tempo. Ha dichiarato loro guerra. Non potrebbe andare peggio di così. Lo stress fa male alla pelle, sa? Sei venuto fin qui solo per fare del sarcasmo? Che ne dice di prestare ascolto alle mie deduzioni per una volta? Potrebbe trovarlo assurdo, ma non trova che i suoi casi e le azioni dei ladri fantasma abbiano dei punti in comune? E sulla base di cosa? L'elemento che accomuna tutti questi casi è l'inaspettato risveglio del cuore dell'imputato. L'ho pensato anch'io, ma si tratta di sospetti infondati. Come le dicevo, era solo una deduzione. Questi ladri giustizieri stanno mettendo in agitazione l'opinione pubblica, ma è solo una farsa. Il loro vero scopo è attuare delle azioni terroristiche facendo uso dei Raptus. Ho esagerato? Al momento non c'è nulla che smentisca questa argomentazione. Ne hai parlato dalla polizia? Non ne parlerei mai con loro. Per quanto mi riguarda, sono utili solo per la loro mobilità e le loro capacità organizzative. Chiedere il tuo aiuto sembra aver dato i suoi frutti. Sono lieto di sentirglielo dire. Cosa mi dice del suo caso, Sae-san? Ha appreso nulla dal tutore della figlia di quella vittima di arresto mentale? No, niente. Capisco. Dunque, quale azione dovrò intraprendere per assicurarci la vittoria? Occupati dei ladri fantasma, non avere pietà. Usa qualsiasi metodo necessario, è quello che farei io. Molto bene. Sembra che tutto questo ti diverta. Hai in mente qualcosa? No, niente affatto. Bene dunque, alla nostra vittoria. Ciao Akechi, buona serata. È l'ora del sushi! Il posto è a Ginza, vero? Prendiamo il solito treno da Shibuya? Sì. Oh, sushi! Sushi! Minchia, che bei pezzi! Che tra l'altro noi siamo già venuti qua con Yoshida. Wow, questa sogliola è roba di un altro pianeta! E che consistenza! Non vedo i prezzi però. Si chiama prezzo di mercato, non preoccuparti, abbiamo la grana. Buonissimo. Che tra l'altro, piccolo
piccolo trivia sul sushi in Giappone. Non è che tutti i giapponesi mangiano sempre solo sushi. È una cosa che si pensa sia così, ma non è vero. I giapponesi vanno al sushi come per noi andiamo all'aperitivo e mangiamo le pizzettine che troviamo lì. Loro il sushi è una cosa non di tutti i giorni, diciamo, una cosa una volta ogni tanto. Ehi, il tonno grasso è pronto? Stai calmo e non parlare. A ogni modo, Phoenix-kun, il capo è davvero il tipo di persona capace di commettere abusi su qualcun altro? Dobbiamo parlarne ora. Di nuovo! Non riesco a non pensarci, specialmente se rischia di finire in tribunale. Che tipo di persona è? Credi veramente che farebbe mai una cosa del genere? È impossibile. Io gli voglio bene. È bravissimo lui. Se questa storia degli abusi è vera, allora è proprio uno stronzo che si finge tutore. Magari è il capo ad avere bisogno di un bel risveglio del cuore. Ma perché pensate tutti male di Sojiro? Maledetti. Aspettate, a proposito, dopo la nostra conversazione mi è venuta la curiosità e ho trovato a inserire il suo nome nel Navi. Immagino non abbia dato alcun risultato. Già, è un problema che riguarda la sua famiglia. Credo che non dovremmo intrometterci. Ehi, e se Alibaba fosse la ex moglie del capo? Come? Magari l'ha tradita ed ecco da dove viene Futaba. Ne dubito. No, la tua immaginazione va a briglia sciolta. Che idiozia. Già. Povero Ryuji. Oh. A ogni modo, questa è una vera delizia. Non ho mai sperimentato nulla di simile prima d'ora. Ed è tutto grazie al fatto che siamo i ladri. Come? Merda. Fantastico. Questo sushi è fantastico, è squisito. Sì, questo pesce è così fresco. Oh, ovunque andiamo si sente parlare di questi ladri fantasma. Che stupidaggini. Già, vero, eh? Pensa dove ci troviamo, Ryuji. Scusate, mi è scappato. Ve l'ho detto o no? Che la maggior parte delle volte in cui siamo quasi sgamati è sempre colpa di Ryuji. Cazzo. Chiedo scusa per aver parlato di nuovo del capo. Dovremmo semplicemente goderci il cibo. Scusate, non volevo disturbare. Nijima-san, cosa fai da queste parti? Akechi-kun. Akechi? Ci siamo incontrati negli studi televisivi. Forse siete amici di Nijima-san. Lo conoscete? È un piacere incontrarti. Mi chiamo Akechi, lieto di fare la tua conoscenza, Yusuke Kitagawa. Come sai il mio nome? Beh, perché sono un sensitivo, è ovvio. Scherzo, in realtà sono un apprendista detective. Tu sei l'ex allievo di Madarame, giusto? Di recente mi sono unito alla squadra investigativa che indaga sui ladri fantasma. Tra l'altro c'è stato il momento in cui Yusuke, dal momento di sorpresa, come sai il mio nome, è passato a questo sguardo della serie. Questo non è stupido. Sapete che Mejed ha dichiarato loro guerra? Guerra? Hanno aggiornato il loro sito proprio un attimo fa. Sul serio? Ancora in inglese. Aspetta, cosa? Che dice? Perché siete così agitati? Beh, lei è una fan sfegatata di ladri fantasma. È proprio andata fuori di testa per quei tizi. Non credo che sia saggio essere fan di organizzazioni simili. Ma come mai questi commenti? Mi scuso, non volevo intromettermi. Tuttavia, devo ammettere che formare un gruppo è interessante. La sorella del procuratore Nijima, un ex allievo di Madarame e alcuni studenti della Shujin Academy. Parentesi, anche lei è della Shujin. Che cazzo vuol dire, Akechi? Sembrate tutti collegati ai ladri fantasma. Probabilmente disponete di informazioni migliori delle mie. Ah, sì, volevo chiederti una cosa. A proposito di Mejed, se tu fossi uno dei ladri fantasma, cosa faresti? Non mi interessa. Non mi sorprende, immagino non siate interessati a questi pettegolezzi. Mi spiace deluderti, ma siamo solo dei normali liceali. Semmai, volevo sentire cos'hai da dire tu, Mr. Detective.
E la mia analisi comportamentale dell'Adri Fantasma mi fa pensare che si tratti di un gruppo di giovani. Dispongono di tempo libero dopo la scuola e di un nascondiglio dove rifugiarsi. Inoltre, il loro primo obiettivo era Kamoshida, quindi sono entrati in azione intorno ad aprile. In un certo senso, tutto ciò che ho appena detto a proposito dell'Adri Fantasma coincide con voi. E quindi ci vuoi denunciare? Non ho detto di avere dei sospetti su di voi. Ryuji è un ladro fantasma. Io? Che fai? Ti metti dalla sua parte? Non mi aspettavo questa risposta. Sai sempre trovare un modo per superare le mie aspettative. Sei veramente un tipo intrigante. Come dire che quel coglione biondo è un ladro fantasma, certo. Non ho i tuoi modi calmi e compatti, ma non trovi interessante la mia deduzione? Scommetto che insieme saremo una grande squadra. Ma che diavolo stai dicendo? Bene, questa conversazione mi è stata molto utile. Spero di vedervi di nuovo. Che diavolo voleva? Credete che abbia scoperto le nostre vere identità? Nah, impossibile, giusto? Vorrei poter dire che è stato solo frutto della nostra immaginazione, ma dovremmo essere cauti d'ora in poi. Non dobbiamo dimenticare che Alibaba è stato in grado di scoprire di noi. Vero, ma non sembrava avere prove tangibili della sua scoperta. Cerchiamo semplicemente di comportarci con naturalezza. E cosa più importante, Majed sembra fare sul serio. Ah già, cosa c'è scritto? Ecco, ve lo leggo. Siamo delusi dal popolo giapponese e dalla loro fiducia nella falsa giustizia dell'Adri Fantasma. Pertanto, a partire dal 21 agosto metteremo in atto il nostro piano per la purificazione del Giappone. Di conseguenza, l'economia giapponese subirà danni devastanti. Sul serio? Va avanti. Tuttavia siamo magnanimi, daremo ai ladri fantasma un'ultima occasione di ravvedersi. Come prova del loro pentimento chiediamo che rivelino al mondo le loro identità. In caso contrario sfereremo il nostro attacco, il futuro del Giappone nelle loro mani. Noi siamo Majet, siamo invisibili, noi siamo coloro che eliminano il male. E questo è tutto. Si mette male. In altre parole, se non gettiamo la maschera, Majed attaccherà il Giappone, dico bene? Sembra che siano in cerca di attenzioni. Cosa possiamo fare? Se solo potessimo entrare in contatto con Alibaba. Gli unici indizi che abbiamo sono Futaba il capo. Comunque, qui fa troppo caldo. Perché non andiamo alle Blanc? Possiamo continuare lì. Wow, Akechi che quasi ci sgama, quell'altro che ci dichiara guerra. Abbiamo considerato tutte le opzioni possibili, ma a quanto pare non ci resta altro che fare che chiedere aiuto ad Alibaba. Il problema è come entriamo in contatto con lui. Dopo quel malinteso non si è più fatto sentire. Tuttavia, se riuscissimo a rubare il cuore di Futaba, forse potrebbe provare a ricontattarci. Ma non abbiamo alcuna idea di quali siano le sue le parole chiave. Merda, Alibaba, dove cazzo sei finito? In realtà potrebbe essere più vicino di quanto crediamo. Eh? Ipoteticamente parlando, anche se rubassimo il cuore di Futaba, come farebbe Alibaba a sapere che ci siamo riusciti? Sarebbe davvero in grado di capirlo leggendo semplicemente i nostri messaggi? Vuoi dire che dovremmo incontrarla di persona? È stato in grado di recapitare qui la lettera di sfida. Inoltre può monitorare le condizioni di Futaba. Tuttavia, stando alle circostanze di cui si è parlato, non gli è possibile incontrarci di persona. Questo mi fa pensare che per lui sarebbe un problema se noi volessimo vederli insieme. A me pare che Alibaba potrebbe persino essere Futaba stessa. Sul serio? Dunque ci sta chiedendo di rubare il suo stesso cuore. Forse vuole che la guariamo dalle ripercussioni degli abusi. Non è facile chiederlo direttamente. Vorrei parlare con il capo. Vive qui vicino, vero? Sarà una buona idea, però. Non chiederò nulla che possa indurla a buttarti fuori di casa. Sono d'accordo, però è tardi. Cosa diremo al capo quando saremo lì? Gli diremo che questo sushi è un regalo per lui. Ma il mio tonno grasso! Niente lamentele. Andiamo tutti insieme. Il capo potrebbe persino farsi un'idea sbagliata se vedesse soltanto me e Phoenix.
Già, potrebbe pensare che siete una coppia. Vero? Vero? Non risponde nessuno. Però le luci sono accese. Starà dormendo. Con tutte le volte che abbiamo suonato il campanello, persino lui si sveglierebbe. Ma se anche Futaba fosse qui, avrebbe risposto lei. Oh, il cancello aperto. Amico, non puoi aprire i cancelli degli altri come se nulla fosse. Però guardate, anche la porta sembra essere socchiusa. Chissà perché, è piuttosto incauto. Ehi, si sta mettendo a piovere, entriamo. Sarà una buona idea. Beh, forse. Spero mi perdonerai, capo. Entriamo, va. E Ryuji è tutto piegato, tutto gobbo, poveraccio. Salve. Non sarà uscito, vero? La porta più avanti è aperta. Si sente il rumore della TV. Speriamo non sia svenuto o roba del genere. Insomma, il capo è abbastanza vecchiotto, no? Sono un po' preoccupata. Che ne dite? Andiamo a controllare. Permesso. Musica di tensione. Che succede? Un urlo. Cos'è stato? E io che ne so? Avete sentito? Andiamo via di qui, vi prego. Non possiamo andarcene, basta. Che bisogno c'è di andare nel panico? Non sono andata nel panico. E se fosse Alibaba? Voglio dire Futaba. Io me ne vado. Anna, aspetta. Dai. Oh, scusa, posso tenerti la mano? Oh, che cosa caruccia, Makoto. Avverto una presenza. Chi è? Chi è là? Non ce la faccio più, me ne vado. Andiamo, forza. Oh cazzo. No, non mi sento più le gambe. Oh, che scena caruccia, Makoto. Ciao. Ok, questo grido non lo potevo fare. Non ho la voce abbastanza femminile. Alibaba, Futaba! Insomma, dove sei? Sei un hacker, giusto? Fatti vedere! Scusa, sorella. Sorella, salvami, ti prego, sorella, salvami! Va tutto bene, Futaba! Merda, è arrivato! E voi chi diavolo siete? Fermi! Mi avete sentito? Scusa sorella, scusa, qualcuno mi salvi. Poverina Makoto. Cazzo ci fate qui? Ma c'è un rospo all'entrata. Tu, cosa ci fai in casa mia? Tu sei... Buonasera signore, non volevamo disturbare. Nijima-san, un momento, voi due state insieme? Siamo solo amici. Al giorno d'oggi gli amici stanno così appiccicati l'un l'altro? Bella domanda, Non è come sembra, sono successe delle cose. Ciao. Ci siete anche voi? Le avevamo portato del sushi, ma non rispondeva nessuno e abbiamo trovato la porta aperta. Poi però abbiamo sentito la TV accesa, quindi temevamo che fosse svenuto, tipo... La porta era aperta? Sì. Ogni tanto mi capita, mi sa che sto invecchiando. Mi scusi, c'è una cosa che vorremmo chiederle. Sì? Di che si tratta? In questa casa vive qualcun altro, vero? Sì, mia figlia. Si chiama per caso Futaba Sakura? L'hai detto anche a Nijima-san. Potremmo incontrare Futaba-san. Forse prima l'abbiamo spaventata. Vorremmo chiederle scusa, se fosse possibile. È malata? No, non è questo il punto. Va bene. Non voglio che vi facciate idee sbagliate.
non avrei dovuto tenertelo nascosto. Beh, in realtà potevi. È la tua vita, casa tua, puoi fare il cazzo che vuoi. Avevi tutte le ragioni del mondo, Sojiro. Parliamone alle Blanche. Ci sentirà se restiamo qui. Questa ditina. Dunque, da dove comincio? Io e la madre di Futaba ci conoscevamo da molto prima della sua nascita. Sua madre era un tipo strano, ma per qualche motivo andavamo d'accordo. Era una persona intelligente, a volte un po' rigida e asociale, ma perennemente spensierata. Era proprio una gran donna. Capisco. Quando qualcosa stuzzicava il suo interesse, non pensava che ad altro e ci lavorava fino a tarda notte. Pensavo che la nascita di Futaba avrebbe cambiato le cose, ma non fu così. A ogni modo, riuscì comunque a prendersi cura di lei. Lavorare e occuparsi di una figlia al tempo stesso non deve essere una cosa facile. Immagino che crescere Futaba da sola le abbia dato un po' di problemi. E suo padre? Non c'era alcun padre. Vuole dire... Beh, di sicuro ne esisteva uno, ma io non lo conoscevo. Per di più, lei non ne ha mai parlato. Era single quando ha dato la luce Futaba, ed era single quando l'ha cresciuta. Erano una normale famiglia affettuosa, si capiva al volo quanto volesse bene a Futaba. Poi un giorno, lei se ne andò, lasciando Futaba da sola. È morta? Già. Sì, si è suicidata. Come? Suicidata? Si buttò in mezzo alla strada, davanti agli occhi di Futaba. Dire che è qualcosa di scioccante sarebbe riduttivo. Deve essere devastante per una bambina. Quindi... Beh, sono successe molte cose da allora, ma alla fine presi in affidamento Futaba. All'inizio era così depressa, da non volermi neanche parlare. Forse non riusciva a superare il suicidio di sua madre. Io continuai ugualmente a parlarle e dopo un po', poco a poco, lei iniziò ad aprirsi. Fu allora che scoprì che Futaba si sente responsabile per la morte della madre. Cosa? E perché? Questo non me l'ha mai detto. Volevo sapere come mai la pensasse così, ma alla fine ho deciso di non toccare più quel tasto dolente. Poi, qualche mese fa, ha iniziato a spaventarsi di tutto, anche quando non c'era alcun motivo. Dice cose del tipo, sento delle voci, oppure mamma mi sta guardando. Allucinazioni visive e uditive. Ha portato Futaba da un dottore. Volevo farlo, ma lei si è opposta. Il dottore è anche stato qui, ma lei si è rinchiusa nella stanza. Da quel momento è diventata quella che si direbbe una reclusa. Un hikikomori, ha detto, tra l'altro, che è un termine un po' più cattivo di recluso, diciamo. Non esce mai di casa e non vuole vedere nessuno. E con lei, invece, non mi permette nemmeno di entrare nella sua stanza. Deve essere dura. Futaba è una ragazza unica. Ha anche una mente così agile che, parlando con lei, si salta di continuo da un argomento all'altro. Sembra avere sempre qualcosa che le frulla per la testa. Ci sono così tante cose che non capisco di lei. Quindi sì, non volevo farvi entrare a causa della sua situazione. Lo capisco. Hai fatto bene. Ciò di cui Futaba ha bisogno è un luogo dove sentirsi a suo agio e dove nessuno possa minacciarla. È per questo che non faccio o che non le faccio mai fare nulla che vada contro la sua volontà. Detto questo, so bene che non è il modo migliore di vivere per lei, però è tutto quello che posso fare. Oh, Sojiro. E Futaba cosa vuole invece? Non lo so. Lei mi chiede semplicemente le cose di cui ha bisogno, come il cibo o certi libri complicati. Tutto qui. Quindi ora la lascerete in pace, vero? Sì. Beh, io torno a casa. Oh, come si fa a voler male a suo giro? È così bravo. Dovreste farlo anche voi. Cercate di non fare tardi. È così bravo, suo giro. Mi sento in colpa per aver ficcato il naso nelle sue faccende personali. È impossibile che stia abusando di lei, dai. Credo che Futaba voglia che le rubiamo il cuore per quello che è successo a sua madre. Dunque vorrebbe liberarsi del suo dolore, ma non è in grado di farlo da sola.
Siamo sicuri che risvegliare il suo cuore possa davvero aiutarla. Se riuscissimo ad aiutarla, potremmo avere una chance contro Medjed. Ci servono indizi, però. Un momento, almeno sappiamo se ha un palazzo. Controlliamo. Futaba Sakura che vive a casa di Sojiro Sakura. Sarà sufficiente. Uè, funziona. Ma che... Ma ce l'ha. Quindi si può avere un palazzo anche se non si è malvagi. Ehi, Morgana. Dov'è Morgana? Non lo vedo da un po'. Dunque, da quando siamo entrati a casa del capo? Qualcosa del genere. Starà bene, è un gatto dopo tutto. Tra poco passerà l'ultimo treno. Faremo meglio tornare a casa. Già, d'altronde domattina dovremmo essere a scuola. Oh, è vero, ci sarà quell'assemblea urgente. Un'assemblea? A proposito di cosa? La Shujin è stata oggetto di grandi attenzioni dopo che Medjed ha sfidato i ladri fantasma. Quindi ci raccomanderanno di essere cauti su internet per non peggiorare la situazione. Ci sono riunioni per ogni singola stronzata. Ah, che rottura di palle. Ammettiamolo, è colpa nostra. In ogni caso, risentiamoci subito dopo. Va bene. È impossibile che stia abusando di lei, dai. Credo che Futaba voglia che le rubiamo il cuore per quello che è successo a sua madre. Dunque vorrebbe ribellarsi del suo dolore, ma non è in grado di farlo da sola. Siamo sicuri che risvegliare il suo cuore possa davvero aiutarla. Se riuscissimo ad aiutarla, potremmo avere una chance contro Medjed. Un momento, almeno sappiamo se ha un palazzo. Controlliamo. Futaba Sakura che vive a casa di Sojiro Sakura. Sarà sufficiente. Ma che... Ce l'ha! Quindi si può avere un palazzo anche se non si è malvagi. Ehi, Morgana! Miau! Dov'è andato Morgana? Ah, boh, non lo so.